Siamo qui con Mautone, un buon primo tempo, questa Virtus sta giocando bene. Tu come ti trovi in questo ruolo improvvisato di terzino destro? Un po' spaesato, però vabbè, all'occorrenza bisogna saper far tutto. Ha una buona squadra questo Boca, ma stiamo prevalendo su di loro. Va bene, si bocca lo per il secondo tempo. Andiamo a parlare con i giocatori della Boca. Capitano! Boca un po' in difficoltà, errori difensivi che si potevano evitare, soprattutto su quel calcio di punizione, barriera un po' così e così, in avanti avete un po' sprecato nel finale di primo tempo. Cosa serve in questo secondo tempo? Allora, dobbiamo entrare in campo con più concentrazione, stiamo facendo veramente male e gli avversari ci hanno punito su ogni azione che hanno avuto. Secondo tempo cambierà il registro sicuramente, perché abbiamo capito la lezione del primo tempo. Va bene, si bocca per il secondo tempo, la vostra inizia la seconda parte di gioco, un saluto a Boccia, ragazzi. Siamo qui con Maddaloni e Bacio Terracino nella partita che ha visto affrontarsi la Virtus Neapolis contro il Boca Consalvo, partita vinta 8-5 dalla Virtus. Migliore in campo MVP Bacio Terracino, Maddaloni migliore dei suoi. Una partita, diciamo, con un primo tempo un po' sottotono da parte vostra, una ripresa abbastanza equilibrata nel finale. Calo fisico e mentale, la squadra avversaria ha sfruttato questo piccolo blackout da parte vostra e partita seconda sconfitta consecutiva dal Boca. Sì, è abbastanza dura, posso dare solo merito al Virtus perché comunque ci ha creduto fino alla fine, noi purtroppo abbiamo ceduto, do solo merito a loro. Senti, cosa serve a questo Boca che ricordiamo negli scorsi tornei ha giocato sempre ad alti livelli, questo inizio un po' titubante, a cosa è dovuto secondo te? È dovuto anche che ci sono alcune mancanze nella squadra, nel difensore centrale che comunque si sente, porta molta quadratura in difesa. Quindi bisogna trovare ancora l'assetto giusto con elementi che poi faranno parte di questa stagione. Sì. Quindi aspettiamo un Boca più competitivo con una rosa. Ci riprenderemo sicuramente. In bocca al lupo per le prossime partite. Andiamo a parlare ora con. Guardate, poi non ti preoccupare. Andiamo a parlare ora con Bacellara Cino, questa Virtus che ti ha preso, ti ha prelevato da altre società calcistiche insieme a Scicchitano, però il colpo sei stato tu perché Scicchitano purtroppo non è all'altezza, vero Scicchitano? Complimenti. Una Virtus che inizia bene questa seconda giornata, prima giornata diciamo si va a completare ancora un po' la squadra, però quest'oggi contro il Boca che è una squadra non sottovalutare ed è giocato veramente molto bene. Sì, sicuramente abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo stati bravi a portare il vantaggio fino al secondo, poi dopo loro sono stati bravi a difendere e noi nel finale siamo venuti fuori con la grinta e la voglia che avevamo di vincere. Senti, dato che Caprea non ci dà mai conferme della rosa, secondo te questa potrebbe essere la formazione adatta per poter affrontare questo torneo al meglio? Secondo me sì, anche se un paio di innesti fanno sempre bene per dare un po' più di animo alla squadra, però la squadra c'è. Aure. Abbiamo dimostrato oggi. Lo potevo rispondere io, stavo facendo la distinzione. Io vado a Biglia Bozzi. Complimenti Scicchitano. Ormai stava ci mette la barba uso Bin Laden. Senti, in bocca al lupo per le prossime partite. Ciao ragazzi.